Maria nei suoi animali. Immacolata Concezione significa che il concepimento è immacolato, cioè siccome il concepimento avviene attraverso la copula, perché qui ci sono i signori che non permettono altro linguaggio, la copula della fattispecie di Gesù, la copula, è immacolata. Cioè non stiamo parlando che era Vergine Maria, stiamo parlando di come... della mamma della Vergine. Della mamma, stiamo parlando, tu forse non capisci, che chi ha concepito Gesù non è la mamma. Gesù, non è la mamma di Gesù. Sì, la mamma di Gesù, non la mamma della Maria. Ricominciamo da capo. No, basta. Cos'è l'Immacolata Concezione? Allora ti spiego, perché l'8 dicembre chiudono le banche e le scuole? Questa è la prima domanda. Perché è la festa della Immacolata. Nessuno dice quello che segue. Si deve dire Immacolata Concezione. Che noi diciamo molto più semplicemente l'Immacolata Concepimento. Concepimento significa nel nostro linguaggio volgare la scopata che si fa per ma un figlio. Ma come ha fatto a concepire l'8 dicembre e a partorire il 25? No. Papi, non è la Madonna che ha avuto non capisce, Immacolata Concezione, ma è la mamma della Madonna che, essendo rimasta incinta della Madonna, si chiama che l'ha concepita Immacolata. Non è la Madonna che è immacolata, è la mamma della Madonna. E peraltro era solo lo Spirito Santo che l'ha fatto. Ma la mamma della Madonna era una mamma della Madonna. Una mamma della Madonna. E il concepimento è stato non della Madonna, ma... la sua mamma. E com'è? La sua mamma ha concepito la Madonna... Come? In provetta? Col... Non si sa. Sappiamo solo con la donazione di sperma. Ma le lingue dicono che è colpa delle banche. Se le banche e le scuole chiudono è colpa loro, no? Un po' retroattivo, ma... Va bene.